Questo video è registrato con la fotocamera frontale dell'iPhone. Sto uno schifo in faccia. Siamo a circa 3 ore dopo l'esplorazione che state per vedere e ci tenevo a farvi vedere una cosa. Questa è la situazione. Godetevi il video. Aspetta, aspetta, prima di iniziare ci tenevo a ricordarti una cosa. Nei video di scheggia non vengono recati danni ai luoghi esplorati, ma soprattutto non viene forzata alcuna entrata. Quindi stai sereno e goditi il video. Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qui in questo nuovo video, seconda esplorazione della giornata. Villa del Dottore, ringraziamo il piccolo Urbexer Instagram sotto nella descrizione per averci dato questo ping. Allora, non vi spoileriamo nulla. Nel video dirò tante volte che sto a registrare col telefono per motivi vari, quindi è inutile che vi dico adesso nell'intro. Nel corso del video capirete perché. Dunque, noi abbiamo, diciamo la verità, abbiamo già finito l'esplorazione, stiamo facendo l'intro adesso. Che cosa si devono aspettare loro dal video? Allora, innanzitutto non c'è nulla di moderno, tutto. Penso ci sia una data di scadenza che superi il 2000, quindi già vi fa capire cosa potrete trovare qua dentro. Ad esempio ci sono un sacco di foto in pellicola, filmini, super 8, diapositive, negativi, tanta roba, veramente figa. Tu Andrea che pensi che si debbano aspettare loro da... Sicuramente appunto una situazione in cui non c'è qualcosa che sia rimasto intatto, tutto consumato proprio dal tempo. Questa è proprio una casa che non è stata proprio fatta di vandalismo in sé per sé, ma proprio consumata dal tempo. Qui ci sono state persone che sono venute a dormire sicuramente, persone che sono venute a fare macello, ma principalmente questo è il tempo che ha fatto sì che questa casa diventasse come l'abbiamo trovata oggi. Quindi noi, guarda, vi lasciamo un piccolo spoiler, regà, scherzate. Ecco, il biliardo. Questo è un piccolo spoiler. Dunque, rimanete con noi dopo l'intro. E buona visione, e perché buona c'è visione. Tanto da vedere. C'è sta tanto da vedere, mi raccomando. Belli, regà. Belli, regà. Ciao. È gigante. Questa è praticamente l'entrata della villa e si presenta così. Scusate che lo stiamo facendo dal telefono, ma raga, la videocamera è morta per il video del centro commerciale perché è tutto in un'unica giornata. Comunque la villa si presenta così. Qua ci abbiamo già subito tanti libri, ci abbiamo Bruno Vespa che non può mancare e qui c'è il paradiso. Wow, ma peccato, raga, guardate, peccato tutte queste bottiglie di merda, tutta sta sporcizia, guardate che spettacolo, raga, bello, questo è bello, ragazzi, questo era il salotto, cioè sicuramente era il salotto, con una cicletta, va bene, qua il tavolo è pieno di ogni cosa, guardate, questo non va bene, questa, non lo so, mensola, queste mensole. Guardate qua, è pieno zeppo di carte da poker intanto. Là c'è il jolly, che sembra più Satana che un jolly. Torcia elettrica, vecchi programmi in videocassetta e roba di ogni tipo, che sinceramente a me piace molto. Guardate qua ragazzi le videocassette. Guardate, ce n'è un mondo. Wow. Anche questa parte della casa ragazzi è bellissima. Guardate sto quadro. Estremo Oriente, bella, bella, bella ragazzi, veramente bella, è micidiale comunque ragazzi. So che di per sé il video registrato con il telefono in mano, il faretto non è il massimo, però come già detto la videocamera è morta e quindi nulla. Io ve lo voglio portare il video qua, cioè non voglio fare che non ve lo porto. La GoPro anche ha l'SD piena, quindi niente, pur di portarvelo comunque ve lo porto così. Spero che venga decente lo stesso. Guardate pure sta cucina, che carina. Cioè, ok, sì, è un po'
sfasciata, diciamo anche questa qua. Madonna che ansia, sembra che sia squagliato sto lampadario. Dicevo, è un po' disordinata, però bella anche questa. Bella per frate tazzina, una figata. Però no, wow, raga, bella, bella, mi piace, mi piace. C'è ancora tutto. Raga, il bello di questa villa è che sembra che se ne siano andati da un momento all'altro. Guardate la dispensa anche. Sembra che se ne sono andati. È fighissima sta cosa. Guardate il forno. Raga, carino sto fornetto così messo su parete. Ah, bella. Wow. Figa, ragazzi. Che buono, raga. Qui ci sono tante vie positive. Veramente tante. Allora, galleria d'accademia. Ok. Sono robe a fine di studio comunque. Letto. Ci ho messo di tutto. Guardate il pacco vecchio delle Tic Tac. Questa casa tra l'altro è anche piena di torce. Bella per Cristo. Che è un presepe, no? Mamma, è un termometro. Che figata. Bella, raga, ci stavo. Adesso metto grand'angolo. Olè. Anche se la qualità si abbassa di gran lunga in grand'angolo, però vabbè. Ah. Bella, eh? Che ne dite? Questo è il bagno più green che vedrete in tutta la vostra vita, probabilmente. È talmente verde da farmi venire l'ansia, raga. Veramente l'ansia. Poi c'è stata una puzza di merda qua, incredibile. Bah, che schifo. Vabbè, via, bella. Schifo, via, 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 via. Raga, il vecchio gioco dell'oca, che io ci giocavo tantissimo, tra l'altro. Penso sia una cameretta. Ecco, questo perché è piena di giocattoli. Piena zeppa di giocattoli, guardate. Ariel. Panni, tutti i panni, una bambola chiaramente posseduta che io lascerò lì, una foto fatta anche male, è tutta roba sparsa, un'altra torcia, è tutta una roba sparsa, ci sono quintalate di pacchi, di confezioni di sta roba qua, anche là, ancora confezionati, assorbenti, a go-go, e niente. Eccola qua, questa è un'altra stanza. Anche qua, raga, ci stanno una miriade di enciclopedie, libri. Qua è carino perché è tutto in legno. Qua è uno studiolo, sai? Un piccolo studio, sì. Ma più che altro per la lampada, tutti questi tipi di attrezzi, cose. Allora, il posto si sta rivelando carino, anche se purtroppo le riprese non rendono molto. Non sono abituato a registrare tanto col telefono, tanto con la videocamera, però ci sto provando tutti i modi. E diciamo che qualcosa che ci aspettavamo di trovare non c'è più, perché sappiamo che sono subentrati degli abusivi per molto tempo. Dunque la casa risulta molto sfasciata. Vandalizzata no, perché questo è il segno più che altro del tempo, l'usura delle pareti, del legno. Però, come ho già detto, alcune cose che ci aspettavamo di trovare non le abbiamo trovate, perché non vi nascondiamo il fatto che avevamo già visto prima di venire qua delle foto di questo posto e alcune stanze erano totalmente diverse. Però comunque qualcosa dentro c'è ancora, insomma c'è stata una fracca di videocassette, di libri, giocattoli, cioè raga c'è stato un sacco di roba. Un sacco di pellicole, di capelli, le diapositive pure. Diapositive, esatto, sì. C'è un sacco di roba, quindi continuiamo l'esplorazione. Bella Andrea qua dietro. Che hai trovato di interessante, socio? Cercando di vedere questi negativi. Però sono ritratti, non so se di quando era aperta la. Cioè, la quando. Casa. Della casa. Di quando veniamo usato sto posto. Perché il negativo è un po' difficile da capire. Se era positivo, cioè qualcosa riuscivo a capire. Te Andrea, che ti ha colpito di più di sto posto? A me c'è veramente tanta roba. Io ho fatto delle foto.
ma mi lasciano stupire proprio. Anche se la casa sì, non è chissà che grossa casa come può essere il centro commerciale, è veramente pieno di dettagli, un sacco di libri, giornali, di tutto. Ragazzi, scusate, ma questo che cazzo è che va attaccato a corrente? Cioè, finché un binocolo, ok, no? Che neanche si vede, tra l'altro. Ma che cazzo è, raga? Qualcuno me lo sa dire sotto nei commenti, per favore, perché non lo capisco. Qua, ragazzi, abbiamo trovato l'officina. Guarda qua la scala come sa regge. Sì, raga, qua è l'officina. Ok, qua è un pochino più difficile. Devo stare attento a sti ganci, a tutti sti ferracci vecchi. Ah, boh, raga, è un garage. No, niente, solo il garage. Olè, ragazzi, guardate qua. Il biliardo. Certo, non ci stanno più le palle. Non ci stanno più le palle. Quello che sta scalando non arriva qua. Però, ragazzi, in compenso, guardate qua che libreria. Enorme in mezzo. C'è sta tutto un catalogo qua. È vero, perché se li catalogava pure, a quanto pare. E ragazzi, guardate qua. Questa era la protesi, la gamba di qualcuno. E lì c'è la custodia di un fucile. È impressionante sta cosa. Ragazzi, esplorazione terminata. Niente, gli avevo detto niente. Abbiamo detto tutto, diciamo, non impegnativa, ma diciamo abbastanza difficile, perché comunque tu poggi piede, c'è cioè, roba per terra di qualsiasi genere, quindi esatto. È difficile non calpestare qualche cosa. Anche specialmente gocce, ahimè, purtroppo. Questo ogni piano che vai ci trova, videocassette ci trova. Sì, questo sicuramente era un partito del VHS. Sì, sì, molto ce l'ha. Quindi nulla, tu Andrea? Tutto a posto. Tutto a posto. Ha lanciato famiglia, oggi? Famiglia, invece? A posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto perfetto. Allora, siamo quindi contenti. A noi non rimane che brindare al video. Fateci sapere sotto con un commento cosa ne pensate. Noi ci vediamo alla prossima. Belli, raga. Baba.